Non conosco parole che possano dare meglio di questo applauso al nostro benvenuto al maestro. Lo voglio ringraziare a nome della scuola, a nome mio, per aver accettato il nostro invito e per la grande disponibilità che ha dimostrato. Questo incontro è un incontro dedicato alla musica, naturalmente, e abbiamo una persona particolarmente adatta, il maestro Morricone, per parlarci di musica. Paradossalmente credo che serva una brevissima presentazione del maestro. Tutti conosciamo, fanno parte della cultura ormai del nostro paese, non solo, alcune delle sue opere. Quelle di cui ci parlerà in parte oggi, con una sua classificazione che non voglio anticipare, quelle della musica da film, un insieme di motivi che non vale la pena ricordare, basta forse solo ricordare un momento, quel momento con Clint Eastwood che in qualche modo le sintetizza tutte quante, il giorno dell'Oscar. Ma, dicevo, non c'è solo questo, c'è un'altra produzione, meno nota, sia qualitativamente sia anche quantitativamente importante. Altra musica, parte di questa musica la sentiremo anche questa sera. Il linguaggio della musica è il linguaggio naturalmente preferito dal maestro Morricone. Lo ringraziamo per aver utilizzato anche il linguaggio della parola in questa conversazione, in questa serata, ma questo della musica è il linguaggio più importante, quindi ne farà sicuramente uso. Sono previsti due momenti musicali, infatti, e durante il secondo, una segnalazione di servizio, durante il secondo avrete la possibilità di porre qualche domanda al maestro tramite delle persone. Ci saranno due persone, una in fondo alla platea, una al secondo ordine, che raccoglieranno le vostre domande, i vostri suggerimenti. Questi saranno poi passati al maestro che alla fine del secondo momento musicale inizierà una conversazione con voi su questi temi. Vi do subito la parola ringraziandola ancora e ringraziando voi per essere qui. Ringrazio prima di tutto, intanto saluto tutti, buonasera a tutti. A quanto ringrazio questa grande scuola normale, superiore, per avermi invitato qui a raccontarvi le esperienze della mia professione. Sono esperienze che durano da parecchi anni e che si sono maturate poco a poco, e per la prima volta confido in quello che vi leggerò, quello che ho concluso, che poi ha portato a un mio stile, a mie idee personali, anche antistoriche, fino a un certo punto, perché è una specie di collegamento della musica applicata e della musica assoluta. Intanto devo spiegare due termini, musica applicata e musica assoluta. La musica applicata è la musica applicata a un'altra opera assolutamente più importante, cioè il cinema o il teatro. Quindi condizionata, il compositore è condizionato a scrivere pensando all'opera principale, a tener conto del regista, dell'ideatore dell'opera, della storia. La musica assoluta, invece, è la musica che nasce dall'assoluto bisogno, senza condizionamenti, del compositore. Questa è una grande e importante differenza. Solo che nel mio caso, io ho cercato di, a poco e quasi in maniera impercettibile, di convogliare le due idee, di avere una specie di sintesi, non proprio assoluta perché non è possibile proprio, ma una specie di sintesi e di convergenza tra queste due così diverse arti di creazione della musica. Ho finito così, ho spiegato i due,
i due, musica applicata, la differenza tra musica applicata e musica assoluta. Io fra poco leggerò, inizierò a leggere questo che ho scritto, ma vi voglio avvertire che alla fine della prima parte ci sarà un'esecuzione di vuoto d'anima piena dalla terza parte fino alla fine, una cosa che durerà 16 minuti, 18 minuti. E poi dopo riprenderò a leggere quello che ho scritto e alla fine, per far preparare le domande, se volete prepararle, ci sarà l'esecuzione quasi intera, salvo il finale, del Voci dal Silenzio, che è una cantata che io ho scritto ricordando subito dopo la strage della torre di New York del 12 settembre, quindi il ricordo di quello, ma anche successivamente al ricordo di tutte le stragi della storia dell'umanità che sono state tremende e anche non conosciute. Nel testo recitato da questo brevissimo, meno di un minuto, recitato da un attore, è stato scritto da un ucciso nel Sudafrica. Richard Rive è quello che ha scritto questo testo. Beh, è un brevissimo testo. Questo avverrà alla fine per far preparare le domande, se volete prepararle. Adesso inizio a leggere quello che ho scritto. La musica del cinema di fronte alla storia, aspetti e problemi di un'attività compositiva del nostro tempo. È ben noto quanto ci sia attenzione e considerazione per le musiche scritte per il cinema. Non potrebbe essere altrimenti per un'arte che, seppur complementare all'opera cinematografica nella sua interezza, aggiunge un suo unico e insostituibile contributo a ciò che non si vede e a ciò che non si dice e che si vuole dare allo spettatore facendo meglio affiorare e comunicare il messaggio che il regista vuole esprimere. Il cinema e la musica sono accomunati da un elemento caratteristico della loro natura, la temporalità. La fruizione dell'opera cinematografica avviene attraverso due organi sensoriali, la vista e l'udito, ma l'occhio ha maggiori capacità nel senso che l'immagine, benché composta, appare in tutta la sua integrità, mentre l'orecchio ha un limite ricettivo di fronte a più segnali contemporanei di diversa natura, siano essi solo musicali, polifonia, contrappunto o composti, musica, dialoghi, rumori, effetti. La fruizione ottimale della musica in un film dipende dal controllo, generalmente trascurato, dell'estensione temporale, dell'intensità e della nitidezza che si traduce in un numero ridotto di segnali sonori. I film si producono per una gran massa di pubblico che nella maggioranza non ama le complicazioni, non vuole impedimenti che si frappongono tra l'immaginazione e la comprensione. La gran parte del pubblico vuole inconsciamente, ben inteso, ma consciamente dei produttori che influenzano il prodotto, una musica che in gergo viene definita orecchiabile, quindi d'impianto tonale e concentrata quasi sempre su un tema conduttore e altri temi collaterali. Ridurre tutta o quasi tutta la musica del cinema ad un tema orecchiabile, che oggi per evidenti motivi di evoluzione storica del linguaggio musicale non può suscitare nessuno stimolo per chi scrive, significa condurre il compositore ad uno stato di depressione che a lungo andare può frustrarlo. Così molti compositori, anche non italiani, oscillano tra rimasticamenti di musica appartenente al repertorio cosiddetto classico e musica prodotta dal consumismo discografico. Da quando ho preso atto in modo inequivocabile di questa situazione, ho reagito anche inconsapevolmente, ma sempre guidato da convincimenti di natura etica, tecnica ed espressiva. La mia reazione
ha portato poco a poco ad un vero comportamento creativo, di cui ho preso coscienza nel tempo, quando la somma delle mie reazioni ha assunto connotati precisi, veramente miei, che spiegherò più tardi. Oggi si parla di musica applicata con l'intento di distinguerla nettamente da quella assoluta, e così dicendo si afferma al tempo stesso una mezza verità e una mezza bugia. Si dice una mezza verità perché l'atteggiamento del compositore di fronte alla commissione di un pezzo di musica destinata alla sala da concerto è essenzialmente libero da condizionamenti, almeno consapevoli. Come si noterà, mi pare necessario distinguere tra condizionamenti consapevoli e inconsapevoli. Infatti anche il più libero dei compositori si rapporta inconsapevolmente ad una prassi più o meno consolidata, generi, forme, organici, tecniche di scrittura, tanto è vero che le rotture radicali nella storia della musica, quelle cioè che in un sol colpo hanno messo in discussione generi, forme, organici, grado di scrittura, si contano sulle dita di una mano. Penso a John Cage e non so pensare a molti altri oltre a lui. Invece, paradossalmente, i grandissimi autori del passato sono stati il più delle volte artefici di sintesi e di concordanze. Non hanno negato un'epoca, ma ne hanno riassunto o recuperato tutti gli aspetti, portandoli ad un grado estremo di perfezione. Palestrina, Monteverdi, Mozart, perfino quelli che hanno messo in crisi un sistema solidamente precostituito, Wagner, ma anche Stravinsky, anche Schoenberg, lo hanno fatto senza rinnegare il passato. Lo hanno fatto con i mezzi di cui tutti già disponevano, non ne hanno inventati di nuovi. Quando Schoenberg si vota totalmente alla tecnica dodecafonica, applica regole compositive praticate nel 400 dai maestri franco-fiamminghi e come forma sceglie la suite, che come sappiamo è una delle più diffuse del 6-700, una forma portata al più alto grado artistico da Johann Sebastian Bach. Io credo che quando Schoenberg ha composto il primo pezzo interamente dodecafonico dalla suite opera 25 per pianoforte, avesse in mente proprio questo legame con la tradizione che così facendo intendeva ribadire. In altre parole, e per tornare al concetto di fondo, anche nella musica assoluta la libertà totale dai condizionamenti è una chimera. Tanto è vero che io sento il bisogno di distinguere tra una libertà esteriore e una libertà interiore. Quest'ultima è quella che veramente conta. Perciò mi piace pensare, da compositore non da musicologo, e anticipando un concetto sul quale tornerò verso la conclusione, che Bach, allorché doveva comporre una cantata a settimana per l'ufficio liturgico, fosse ben poco libero esteriormente, come è facile immaginare, ma lo fosse interiormente, perché altrimenti non potremmo spiegarci come gli sia stato possibile rinnovare il miracolo della poesia musicale e spirituale centinaia di volte all'interno dello stesso genere. A questo punto si sarà probabilmente notato che questa dissertazione è contraddittoria. Ho cominciato riconoscendo ai compositori di musica assoluta un elevato grado di libertà, ma di fatto ho portato degli esempi che dimostrerebbero il contrario, senza contare che, rifacendomi ancora all'ultimo esempio chiamato in causa, ferma restando la bellezza assoluta delle cantate di Bach, non potrei definirle un esempio di musica assoluta, bensì applicata, in questo caso all'ufficio liturgico luterano. Potrei risolvere la contraddizione ricordando che ho parlato di una mezza verità, ma per chiarire ora l'intenzionalità del mio procedimento, ritengo necessario prendere in considerazione l'altra faccia della medaglia, vale a dire la mezza bugia. Soprattutto per l'idealismo crociano, che in Italia ha rappresentato la parte più consistente dell'estetica musicale del primo Novecento,
La critica musicale ha disprezzato ogni forma di musica che non fosse pura, fine a se stessa, e di conseguenza la storiografia musicale ha fatto passare sotto silenzio i principali aspetti della musica applicata. Al di là di alcuni singoli studi condotti da una cerchia ristrettissima di musicologi senza pregiudizi, che proprio per questo non hanno avuto vita facile, soprattutto in ambito accademico, un primo segno di inversione di tendenza credo si trovi nel primo volume di una nuova storia della musica del Novecento a cura della Società Italiana di Musicologia, in cui appare finalmente un capitolo firmato da Sergio Miceli dedicato alla musica per film e di scena. Questo volume, dal titolo Italia 1950, è uscito nel 1995, quindi, e lo dico senza ironia, mostra il ritardo con cui la storiografia musicale affronta l'argomento. Se questo fatto può dare idea della condizione di emarginazione in cui si è trovata fin d'ora la musica per film in rapporto alla cultura ufficiale, introduce, ma non spiega del tutto, il mio discorso della mezza bugia, per affrontare il quale mi rifarò ancora alla storia della musica, riflettendo brevemente sul concetto di musica applicata. Applicazione, secondo il dizionario italiano Devoto Oli, è collocazione funzionale, messa in opera. E ancora concentrazione costante e prolungata di una determinata attività, specialmente intellettuale. In questo senso, ma non solo in questo, tutto il canto cristiano gregoriano che è alla base della musica occidentale è musica funzionale e applicata. Lo si può affermare senza il pericolo di essere smentiti, senza contare che lo diceva già Sant'Agostino, allorché ribadeva la funzione di supporto e di veicolo che la musica doveva assumere nei confronti della preghiera senza nulla chiedere per sé. Il fenomeno continua nelle prime forme proto-teatrali del Medioevo, in cui i cosiddetti drammi ecclesiastici servivano a raccontare al popolo dei fedeli in forma rappresentativa gli episodi della nascita e della morte di Cristo. Naturalmente, e mi pare nostra fortuna, proprio laddove si dichiarava di non comporre per il proprio e l'altro piacere, ma soltanto per aiutare la preghiera e la meditazione spirituale, quindi a maggior gloria del Signore, i religiosi dei centri monastici sparsi per tutta l'Europa cominciarono ad elaborare le monodie sacre, inserendovi delle interpolazioni delle cellule ricorrenti, dilatandole e contraendole, aggiungendo voci e perfino strumenti. Nascevano così la polifonia e il contrappunto, il cui termine, come sappiamo, deriva proprio dalla pratica monastica di porre una nota detta punto in relazione con un'altra nota, punto contrappunto. L'apparenza era salva, o quasi, ma intanto si formavano una tecnica, una coscienza compositiva e un gusto e una prassi che andavano al di là della funzione ufficiale dell'applicazione univoca. Anche su questo importante argomento cercherò di tornare fra poco. Non voglio né posso ripercorrere ora tutte le tappe della storia della musica occidentale, ma ricordare soltanto che molta musica è nata come musica applicata. Come esempio massimo basterà citare il periodo barocco e buona parte del classicismo viennese. Haydn, Mozart, ma prima ancora Telemann, Handel, Bach hanno scritto in stato di dura sottomissione e dietro precisa commissione, e ciò non ha impedito loro, già lo ricordavo per Bach, esiti straordinari. Certo, i quartetti di Haydn e di Mozart erano e sono musica davvero assoluta, così come lo erano stati in precedenza i concerti brandeburghesi di Bach. Ma che dire di tutto il resto? Mi pare chiaro che i più grandi compositori che ho citato si siano divisi tra un comporre assoluto, anche dotato di caratteri sperimentali, ed un comporre applicato legato ai tempi, alle necessità e ai voleri della committenza. A questo punto vorrei sottolineare una situazione paradossale della nostra cultura,
prodotto di quella estetica crociana che a mio parere tanto ha lasciato alla musica italiana del Novecento. Facciamo l'ipotesi del tutto comune di un concerto di musica barocca in cui sono in programma due autori dello stesso periodo, Handel e Telemann. Del primo ascolteremo la musica per i reali fuochi d'artificio, poi un concerto per organo e orchestra. Del secondo ascolteremo un concerto per flauto diritto e archi e la Tafel Music per flauto diritto e basso continuo. Come avrete notato, entrambi gli autori sono presenti con pezzi definibili come assoluti e con pezzi d'occasione, scritti cioè per una precisa circostanza extramusicale. Musica applicata di nome e di fatto. Il paradosso consiste in questo. Oggi noi accettiamo normalmente una mescolanza del genere ponendola su uno stesso piano di rispetto e di attenzione, ma soprattutto non restiamo delusi se l'istituzione concertistica che ha organizzato la serata che non ha previsto in contemporanea all'esecuzione della musica per i reali fuochi d'artificio uno spettacolo pirotecnico, così come non la critichiamo se non si è preoccupata di imbandire una tavola sul palcoscenico mostrandoci un gruppo di dame e gentiluomini intenti a degustare un'ottima cena mentre si esegue Tafel Music. Ritengo che la metafora non richieda altri commenti, se non un'aggiunta marginale. Andando ad analizzare le partiture di Handel, si può constatare agevolmente come uno stesso tema sia stato utilizzato in composizioni molto diverse tra loro, sonate, concerti, suites, quindi musica assoluta e musica d'occasione, ovvero musica applicata. Mi soffermerò sul fatto che colossi come Haydn, Mozart e Beethoven, in evidente stato di necessità o per una proposta che non potevano rifiutare, hanno scritto per Carillon e orologi musicali. Ne insisterò sul fatto molto più rilevante e significativo che da Shakespeare in poi, quindi da Purcell a Mendelssohn e Schumann, ma anche fino agli italiani Malipiero e Pizzetti, la musica di scena ha raggiunto livelli altissimi. Il sogno di una notte di mezza estate di Mendelssohn, per citare un solo caso, è nel repertorio delle orchestre sinfoniche di tutto il mondo, indipendentemente dalla sua origine shakespeariana. Spero soltanto di aver dimostrato che la mezza bugia è fatta in realtà da tante piccole bugie concatenate, che forse sarebbe più gentile definire dimenticanze, luoghi comuni ormai radicati nel gusto e nelle convenienze e convenzioni culturali del nostro tempo. A questo punto mi auguro sia chiaro, al di là del gioco semantico implicito del procedimento, che la mezza verità è in realtà una mezza bugia e viceversa. La mezza bugia è una mezza verità. Sempre stando alla lettura personale che ho fatto della storia, una lettura comunque prudente e rispettosa di tesi storiografiche ampiamente diffuse. In ogni caso, ai musicisti di ciascuna epoca è stato chiesto di interpretare il proprio tempo, espresso di volta in volta, in termini di ideologia, di cultura, di costume più o meno effimero. Per venire al presente, non potrei limitarmi ad un'altra constatazione che riprendo facendo la mia da uno scritto di uno studioso che qui ho già citato. Anche io ho la certezza che le future generazioni, se vorranno cercare di capire il nostro secolo, capirlo in tutti i suoi risvolti sociali, linguistici, culturali e di costume, avranno nel cinema il reperto più prezioso. Senza nulla togliere alle arti figurative e naturalmente alla musica assoluta, è il cinema che meglio di ogni altro linguaggio parlerà del nostro tempo, forse perché è un linguaggio eterogeneo, fatto di tanti linguaggi, contaminato e quindi impuro già sul nascere. Non è un limite, al contrario, così come non lo è stato per il teatro musicale, esempio massimo di contaminazioni per cui la descrizione sarei costretta a far ricorso agli stessi aggettivi. Oggi l'opera lirica non esprime più quei capolavori
che da Monteverdi a Alessandro Scarlatti, da Percolesi a Gluck, da Mozart a Rossini, da Verdi a Puccini, da Weber a Wagner, da Debussy a Berg, hanno contrassegnato circa 4 secoli di storia non solo musicale. Sotto molti punti di vista è il cinema che ha raccolto questa eredità, proprio perché, esattamente come nel teatro musicale, fra tantissimi lavori di routine, ha consegnato all'umanità molti grandi capolavori, ma soprattutto perché ha mostrato la capacità di parlare al cuore dei semplici come a quello degli intellettuali. Parafrasando ancora il teatro musicale, il cinema è capace di trasformarsi di volta in volta in opera da camera, in opera buffa, in tragedia, in dramma giocoso, in commedia, in farsa, in spettacolo popolare, in opera per pochi eletti. Il mio cammino, come mi pare il caso qui di ripercorrere in dettaglio, mi ha portato ad una identificazione non assoluta, ma senza dubbio determinante, con il cinema degli ultimi 50 anni, che ritengo di aver affrontato professionalmente in tutti i suoi risvolti, dai più alti ai più comuni. Un'esperienza che non saprei proprio come riassumere, tanto è stata ricca di soddisfazioni, ma anche di delusioni, di sodalizi artistici ed umani indimenticabili, ma anche, seppur raramente, di incomprensioni e malintesi. Se ci fosse un Benedetto Marcello del nostro tempo e scrivesse una satira intitolata naturalmente Il cinema alla moda, parafrasando il celebre teatro alla moda del compositore veneziano del Settecento, potremmo farci un'idea della complessità dell'ambiente cinematografico. Le analogie sarebbero molte. Il produttore al posto dell'impresario, l'attrice poco dotata voluta dal suo produttore al posto della cantante poco dotata voluta dall'impresario, lo sceneggiatore al posto dello del librettista, il capricci del celebre attore protagonista al posto dei capricci del celebre tenore e naturalmente il musicista vittima in entrambi i casi. Adesso vi pregherei di ascoltare, prima della seconda parte, quella composizione che vi ho detto, Vuoto d'anima piena, la terza parte di questa opera, che è stata composta da me, ma con dei testi straordinari scritti da tutti i mistici di tutto il mondo, naturalmente tradotti. Purtroppo il testo non si capirà, c'è un pezzo di coro che è un'esperienza per me molto importante, quella che inizia quasi subito dopo il cangore degli ottoni, questo coro che è una specie di riassunto storico delle evoluzioni della musica corale, della musica vocale collettiva. Ecco, ascoltate, buon ascolto, grazie.
Thank you.
Naturalmente non è musica del cinema questa, però un inizio di questa esperienza dei cori iniziali è avvenuta nel film Il sorriso del grande tentatore, dove ho tentato una strada che poi a poco è arrivata a questa prima esperienza, alla prima parte di questa terza parte. Adesso proseguo la lettura. Vorrei ora entrare in maniera più particolare nei problemi della mia professione e di come cerchi, quando possibile, di risolverli. So bene che un compositore che scrive la musica per il cinema deve necessariamente comunicare il messaggio del regista al pubblico. Lo sarebbe anche per la musica assoluta, ma in questo caso, come già anticipato, io sarei libero da una dipendenza nell'applicazione della mia composizione all'opera cinematografica che è prioritaria. Ho detto comunicare, ma è anche essenziale recuperare al cinema la molteplicità dei linguaggi odierni e le rivoluzioni musicali avvenute nel secolo scorso. Quindi musica nella tradizione tonale, filtrata, elaborata e rivelata con le esperienze e le scoperte musicali del XX secolo. Ho detto musica tonale. La musica nella tradizione tonale è fondata sulle scale. L'armonia sui conseguenti gradi delle scale sono il materiale che il compositore deve elaborare. Nella tradizione i parametri più usati sono stati la melodia, l'armonia, il ritmo. Nella sua esposizione più semplice, cioè di una matrice regolare rispetto al tempo iniziale scelto dal compositore. Per secoli si è usato un sistema che ha dato al mondo opere intramontabili e straordinarie, e di ciò ho già detto. Ma con la democratizzazione dei suoni, la teoria dodecafonica elaborata da Schoenberg, i gradi delle scale e i suoni che le compongono hanno perduto la loro dittatura. Mi riferisco al primo, quarto e quinto grado, tonica, sottodominante e dominante. Dopo Schoenberg nacquero poco a poco le ragioni e necessità delle teorizzazioni di Anton Weber e dei suoi seguaci. Il timbro, le altezze, i silenzi, la durata, le dinamiche, eccetera, portarono ad una serializzazione integrale di questi parametri, diversa da Schoenberg, che aveva serializzato soltanto i suoni che non potevano essere ripetuti prima della loro intera esposizione. Conseguenza di questa rivoluzione è stata la melodia ad essere esclusa dalla creazione e con la melodia anche la sua armonizzazione ed il ritmo. Ciò ha portato il pubblico fruitore a perdere i significati che gli venivano chiariti dalla bussola melodica. Le difficoltà sempre più aggravate dal progresso dei vari linguaggi nel tempo si erano velocemente moltiplicate e a complicare le difficoltà di percezione del pubblico, specialmente nei casi numerosi dove il compositore non voleva passivamente significare. Bisognava accettare i suoni senza le regole tradizionali, ma con le nuove. Il compositore voleva solo che i suoni organizzati fossero ascoltati, compresi e accettati per quello che erano, suoni esclusivamente per loro stessi, con una loro libera forma. Per le esigenze e gli esiti della mia professione è stato necessario, con tentativi forse antistorici, elaborare una proposta personale e privata per la necessità del film di comunicare anche con la musica. Dalla considerazione di queste ragioni, negli anni mi sono convinto di cercare una strada nuova, ma nel cinema, almeno nella maggior parte dei film prodotti. Necessario che le componenti musicali applicate al film, nella loro espressione contemporanea, non siano di ostacolo alla comprensione dell'opera filmica. L'esperienza di mie musiche assolute applicate a film straordinari che non hanno avuto successo, Un uomo a metà di Vittorio De Seta, Un tranquillo posto di campagna di Elio Petri, Una pura formalità di Giuseppe Tornatore, mi ha fatto molto soffrire perché per quelle opere avevo composto, col consenso del regista,
una musica lontana dalla tradizione e al passo con quella che io intendo per musica assoluta contemporanea. Anche scrivendo musica per il cinema è rimasta in me la necessità che le mie musiche, in tutti i casi possibili, avessero una loro dignità e testimoniassero anche un impegno morale. È questa la ragione per cui ho cercato e trovato un sistema per recuperare la musica contemporanea alle esigenze della comprensione dello spettatore del film. I parametri prima citati, timbro, altezza, silenzi, durata, dinamiche, all'interno di una scrittura tonale, quindi i 7 suoni della scala, non 12, assumono in questo sistema pari importanza. Sento di togliere ai bassi fondamentali, in alcune situazioni, quindi non sempre, quella funzione di sostegno che avevano nell'uso consolidato della tradizione armonica. Sento di togliere inoltre la verticalità armonica simultanea e, dove se ne senta il bisogno, l'uso dei 5 suoni raggruppati liberamente, ma logicamente in una accordalità tradizionale, in un'armonia che sarebbe stata sospesa in mancanza del basso fondamentale o dei rivolti e in mancanza delle verticalità dei cambi accordali simultanei. Per riassumere, ho cercato di portare la teoria schoenbergiana, invece che sui 12 suoni, sui 7 suoni, e lavorando totalmente sui parametri di Webern e dei suoi seguaci su quei 7 suoni. Le attrazioni proprie e caratterizzanti della musica tonale, la settima scena, la sensibile sale, le altre regole ormai acquisite dalla nostra sensibilità e da un uso lunghissimo e continuo nella storia della composizione musicale, perdono la loro storica e dinamica qualità e si trasformano in suoni liberi come gli altri suoni. In queste considerazioni è chiaro che la storia delle rivoluzioni nazionali va di pari passo con l'uso libero e democratico dei materiali, nel nostro caso dei suoni, guidati da altre leggi e regole inventate ogni volta dalla fantasia e dalla tecnica del compositore. A questo proposito, credo che oggi esistano due estetiche della musica applicata ed assoluta. Carl Haus è preciso nell'affermarlo. Esse sono, da una parte, un giudizio che si basa sulla sensazione per cui una natura istruita vede, ascolta, in ciò che concerne la bellezza, la perfezione e l'imperfezione, e può gustare attraverso i sensi, quindi in modo vivace, penetrante e rapito, ma che comunque resta sempre appunto un giudizio dei sensi, una sensazione confusa, e tale deve restare. Le anime di una simile natura noi le chiamiamo geni, spiriti belli, persone di gusto, a seconda del grado in cui la posseggono, la loro estetica e la naturalezza, l'evidenza in ciò che concerne la bellezza. Ma com'è allora la seconda di quelle due cose, ossia l'estetica propriamente scientifica? Essa dirige tutta la sua attenzione sulla sensazione precedente, smembra le parti fra loro, le astrae dall'insieme, che cessa di essere un insieme bello, diventa subito bellezza lacerata, mutilata. Essa passa dunque in rassegna le singole parti, riflette su di essa, le ricompone per riprodurre l'impressione precedente, le confronta. Quanto più essa riflette con precisione, quanto più confronta acutamente, tanto più perfiguo sarà il concetto di bellezza, e in tal modo un concetto più perspicuo della bellezza non sarà più una contraddizione in sé, ma qualcosa di completamente diverso da una sensazione confusa. Il cinema mi ha dato molto, e sebbene per un certo periodo iniziale della mia carriera mi sia sentito emarginato e sofferente, nel sospetto di aver rinunciato ai miei ideali più alti di compositore, sento di aver recuperato nel tempo una certa serenità e una riprova dei cambiamenti avvenuti dentro e fuori di me. Credo sia anche nell'aver tentato quella rilettura della storia musicale che ho proposto all'inizio. Nella necessità di sintetizzare il mio pensiero, il mio operato, e cercando di recuperare alcuni spunti che ho anticipato in precedenza,
Vorrei arrivarmi alla conclusione dicendo che nei limiti delle mie possibilità, in assenza spesso di libertà esteriore, ho sempre cercato di perseguire una sorta di segreta libertà interiore, una libertà che, pur nel rispetto della committenza, quindi delle esigenze spesso ferree del regista e talvolta della produzione, mi consentisse di mantenere una mia identità musicale. Non a caso ho chiamato in causa i monaci del Medioevo, perché in modo forse analogo ho cercato di lavorare contemporaneamente su più livelli. Il primo, evidente a tutti e da tutti generalmente accettato, in cui ho assolto al mio compito di scrivere le musiche di un film caratterizzato da certe esigenze specifiche, di volta in volta, diverse e spesso critiche per i risvolti strettamente musicali. Mi piace infine pensare che le fusioni stilistiche, le commistioni fra generi e forme, il tentativo di sintetizzare aree e concezioni musicali apparentemente inconciliabili, Oriente e Occidente, colto e popolare, prosaico e poetico, siano ascrivibili sia ad una vocazione, ma al tempo stesso anche ad una necessità legittimamente espressa da un compositore del nostro tempo. E volendo scendere un po' più nel dettaglio, credo che la costante ricerca e sperimentazione che ho esercitato nella musica scritta per il cinema e il tentativo utopistico e antistorico di realizzare un compromesso tra la scrittura di impianto tonale e quella della Seconda Scuola di Vienna, ripeto, un tentativo privato e silenzioso che evidentemente ha raggiunto l'ascoltatore, fossero necessari per riscattare una prassi logorata dal mestiere. Ho cercato di far coesistere le semplificazioni armoniche tradizionali con la serializzazione degli intervalli, delle durate, dei timbri, delle dinamiche, con il risultato di conferire all'armonia e alla melodia tradizionali una incerta sospensione propria della musica del nostro secondo dopoguerra. Tutte queste riflessioni si possono ulteriormente riassumere nel tentativo di ritrovare me stesso attraverso i miei stilemi o quelli che inconsciamente filtravo, appartenenti tutti alla musica che avrei voluto scrivere al di fuori del cinema, nella musica più commerciale che il cinema, con le sue esigenze di popolarità e di incassi, mi costringeva a fare. Ecco perché, pur in un contesto così compromesso e condizionante, sono riuscito a ritrovarmi, riscattandomi in gran parte dalla depressione. Ma non si è trattato soltanto di un riscatto morale, perché dei risultati pratici credo di aver raggiunto un livello di comprensione, di godibilità e di gradimento. Tutto ciò è diventato stile, dove il termine va inteso come individuazione non altrimenti raggiungibile di una sintassi compositiva come somma di intenti tecnici ed espressivi. Specialmente nei casi in cui ho accentuato l'inserimento di esperienze più vicine alle mie esigenze, a quelle di un compositore del nostro tempo, mi sono reso conto che è avvenuto il miracolo, sempre inaspettato, dei consensi, anche se molte volte al contrario, quella stessa determinazione mi è costata di forti dissensi. Ad esempio, quando ho applicato quelle idee a film che non potevano recepirle. Mi chiedo infine cosa sia o meglio, cosa debba essere la musica del cinema. Prima di tutto occorre prendere le distanze da un'affermazione azzardata di Stravinsky di circa 50 anni fa, il quale sosteneva che la musica per film non deve disturbare lo spettatore, così come l'orchestrina del caffè concerto non disturba gli avventori del locale. L'errore di molti illustri compositori, perché di errore si tratta, è stato quello di giudicare la musica per film con i parametri della musica assoluta e senza tener conto del tempo che passa e che corregge e modifica giudizi immediati. La musica del cinema avrà certamente in futuro un valore storico, ma lo avrà rispetto al proprio tempo e relativamente alla propria collocazione, senza paragoni con la musica classica, che sono improponibili e fuorvianti. Rispetto al proprio tempo, la musica per film ha un valore rilevante perché ne assume influenze
le febbri, le distorsioni e le mode, che sono le febbri, le distorsioni e le mode in cui si identifica lo spettatore. Qui si innesterebbe una riflessione sulle influenze sociali, politiche ed economiche del mercato dello spettacolo riportate al nostro tema, ma con la conseguenza di analizzare il percorso di una colonna sonora dal suo finanziamento alla sua commercializzazione sotto forma di musica riprodotta, ma si tratta di un'analisi lunga e complessa che esula dal mio compito di questa sede. Io credo che la musica scritta per il cinema è una componente estranea al film stesso, autonoma rispetto ai suoni e alle musiche presenti a livello interno della scena. Per dare il proprio contributo deve essere rispettata nelle sue esigenze costruttive e essenziali, e ciò è possibile tenendo conto della temporalità, che è l'elemento che ha in comune con i films. La temporalità può giustificare e permettere una felice coesistenza tra i due linguaggi. Entrando nell'immagine, invadendola, i suoni musicali devono essere discreti, ma contemporaneamente tutte, quasi tutte, le altre sorgenti sonore devono dar loro spazio. L'entrata della musica deve essere preparata dal compositore e dal regista, predisponendo uno spazio di preparazione al suo ingresso. Questo deve valere specularmente anche per la conclusione e l'uscita, altrettanto graduale. Ma nel momento in cui il compito psicologico, espressivo e interpretativo è affidato alla musica, l'energia sonora deve potersi liberare senza remore. Grazie.
There's going to be a place, brother, where the world can sing all sorts of songs. And we're going to sing together, brother, you and I. Though you're white and I'm not. It's going to be a sad song, however, because we don't know the tune. And it's a difficult tune to learn. But we can learn, brother, you and I. There's no such thing as a black tune. There's no such tune as a white tune. There's only music, brother. And it's music that we're going to sing where the rainbow ends. Thank you.
Grazie. Abbiamo tagliato volontariamente il finale, un po' per... forse il pezzo era troppo lungo. Io leggo le domande che mi sono arrivate nell'ordine in cui le ho ricevute. Può descrivere nel dettaglio il processo creativo di una colonna sonora? Io credo che qua sono una cinquantina di domande, credo che è difficile poi rispondere a tutte. Il rapporto con il regista è fondamentale. Lavorando con un regista, io ho migliorato, e il regista migliorato comprendendo il lavoro e la ragione delle mie esigenze anche, diventando amici a poco a poco c'è stato un progresso sia del regista sia mio, perché ripeto spesso una cosa abbastanza ovvia, che il regista ha un grande problema rispetto alla musica, è un problema gravissimo, per cui questa, la mia professione è la mia, quella di tutti i compositori del cinema, è una professione molto dura e molto complicata. Il regista scrive il copione o collabora alla sceneggiatura, sceglie gli attori, gira il film sulla sceneggiatura che lui stesso ha creato, dirige gli attori nella recitazione, decide dove mettere la macchina da presa, decide quale panoramica e come farla, quale velocità farla, decide poi il montaggio quando ha finito di girare, decide i rumori dell'interno della scena, quindi seleziona sul rumore mettendoli vicino e scegliendo i migliori, i più giusti, e vedendoli sull'immagine, scaltando moltissimo. C'ha una serie di cose che lui, di cui lui è padrone assoluto nella sua scelta. Con la musica del film, non quella che è nell'interno dell'immagine, ma quella che è fuori, che è un altrove non chiaro e misterioso comunque per gli ascoltatori, lì è un problema, perché il compositore deve arrivare a capire un po' l'esigenza del regista. Naturalmente l'esigenza del film, quello che lui pensa del film, le riflessioni che lui ha fatto del film, e poi il compositore si raccoglie a pensare a quello che dovrà fare, quello che pensa di dover fare, e poi proporglielo. Il regista può accettare, può discutere e correggere il pensiero, però lui non avrà assolutamente prima la sensazione di quello che la musica sarà. La musica spiegata a parole e un po' al pianoforte, per quello che è possibile quando c'è una melodia, ma quando non c'è una melodia diventa un po' problema. Deve avere una grande assoluta fiducia nel compositore, quindi lui è praticamente costretto, a parte tutte le altre cose che ha assolutamente dominato e scelto durante la registrazione della musica, lui scopre cosa è la musica. Lo scopre alla fine del film, quando lui è già sorpreso da quello che ascolta. Spesse volte con me è capitato che il regista è sorpreso, ma anche con altri compositori, è ottimista ascoltando la musica che il compositore ha previsto. Ma spesse volte, qualche volta c'è qualche dissenso. Come è capitato qualche volta, qualche dissenso, quando io ho fatto degli esperimenti un po'
personali, e comunque non ho mai rinnegato il mio stile, la mia personalità. Non posso, se scrivo musica, non posso dire io non faccio quello che sento. In quei casi il regista ha una difficoltà di fronte a un esperimento. Col tempo io ho capito che questi piccoli esperimenti che sembrano privati, poi ho capito che non erano abbastanza privati, alcuni. Quindi mi sono preparato col tempo, dopo l'esperienza di parecchi lavori, che mi preparavo una seconda versione di quella che ritenevo per il regista un pochino più difficile da accettare. Infatti spesse volte io ho fatto ascoltare la seconda versione, sorprendendo il regista, perché come ho fatto a cambiare subito così. Io ho detto, perché sapevo che tu questa prima edizione l'avresti rifiutata. Voglio dire, il problema che bisogna sentire, io ho sempre sentito che non si può negare, scrivendo una musica, come noi stessi dobbiamo rispondere prima di tutto a noi. Non possiamo soltanto essere passivi rispetto alle richieste del regista, alle necessità del film. Faccio un esempio abbastanza facile che ho fatto parecchie volte. Se un regista solo chiama 10 compositori, uno per volta, non insieme, e spiega lo stesso film e fare la musica con le stesse esigenze del regista, questi 10 bravi compositori scriveranno certamente una musica completamente diversa. Questo dice, ma allora è facilissimo, uno fa delle musiche giuste, 10 musiche giuste. Sì, il problema è quale musica è più giusta. Ecco la difficoltà di un compositore che scrive per il cinema. È molto importante essere molto amici del regista, avere la sua fiducia e amare anche il film, da parte del compositore, il film che ha fatto. Sentire che il film stimola e le idee del regista stimolano il compositore, ma certamente il compositore non può negarsi. Ma l'amicizia io la metto come un elemento fondamentale, e anche la fiducia. Oh, devo dire che questa domanda, che mi ha fatto parlare anche parecchio, qua ci sono delle risposte, delle domande che mi dicono quasi mi suggeriscono le stesse risposte. Adesso vedo questa. Ecco, quali consigli può dare ad un giovane compositore che vuole seguire le sue orme? Evidentemente questo giovane vuol fare il compositore. Lui deve sentire che ha un talento. Non basta soltanto il piacere di ascoltare e di sentire, di scrivere musica. Deve avere una grande passione, una grande forza di volontà. Lo studio della composizione deve essere uno studio di grande fedeltà e di grande tenacia, perché specialmente all'inizio è molto arido, molto arido. Non sarebbe arido se oggi, come vedo oggi, l'inizio dello studio di composizione, proprio l'inizio, il vero inizio, oggi non lo vedo così arido, ma al momento che un giovane non è ancora entrato nella spirale musicale, quel momento lì è un momento molto, molto difficile da superare. Se il giovane non sente l'amore, la forza, la tenacia, l'intensità della sua passione e non sente bene il suo talento, forse è bene che smetta. Perché il problema non è soltanto lo studio. Arrivare alla fine degli studi, che sono già passare in rassegna tutta la storia della composizione musicale dai suoi inizi, dall'inizio del Medioevo, da come è nato, che ho accennato la mia lettura, tutto questo arriva ai nostri giorni e conosce anche fino a Stravinsky, fino a Schoenberg e anche oltre. Beh,
quando ha finito questi studi, dico sempre, questo è l'anno zero, non è il finale. Lì si comincia. Si comincia perché? Perché poi il compositore, che è un compositore o un musicista, forse non è un compositore, ma un musicista sicuramente, deve trovare la sua strada, il suo stile, la sua personalità, deve trovarla. Posso raccontare anche un fatto così abbastanza drammatico che mi è capitato durante gli studi, non a me. Un mio amico, collega di studi di composizioni, nel corso inferiore, si è innamorato perdutamente di un compositore straordinario. Che non mi ricordo adesso il nome, che ha scritto il Gerolamo Frescobaldi, l'ho ritrovato. Gerolamo Frescobaldi è un grandissimo compositore. Questo mio collega si è innamorato di questo compositore e è rimasto fermo lì, non è andato più avanti. Lui mi ha fatto vedere i suoi lavori, compiacendosi dei suoi lavori, di quello che scriveva, ma lui rifaceva Frescobaldi. Il suo amore per Frescobaldi l'aveva bloccato, quindi bisogna stare molto attenti all'amore assoluto, bisogna amare tutta la composizione, la sua tradizione storica, la sua evoluzione storica, importantissimo, ma lui si è fermato lì e non è stato mai un compositore. Quello che consiglio a un giovane è quello di studiare con amore, con passione e con serietà, senza compromessi. Il suo rapporto con i grandi registi del cinema italiano, Leone Tornatore. Beh, certo, io un po' ho risposto alla prima domanda. L'amicizia con Leone, con Tornatore, ma anche con Gillo Pontecorvo, ma anche con Elio Petri, ma con tanti altri registi, ha portato dei risultati. Quindi devo ripetere un po' quello che ho detto alla prima domanda, che l'amicizia e la stima che il regista verso il compositore, ma anche l'amicizia e la stima dell'opera che il regista va a creare, insomma c'è una simbiosi che porta dei risultati. Infatti un autore del cinema, anche io, continuando a lavorare con lo stesso regista, progredisce, migliora sempre. Ha parlato della musica applicata al cinema, ma cosa ne pensa del cinema applicato alla musica? Ad esempio fantasia, ma anche allegro, ma non troppo. Beh, parliamo di fantasia, perché allegro, ma non troppo, non l'ho veduto. Ma io non sono mica tanto sicuro che l'immagine è applicata dopo, perché la musica esiste prima. Ma io non, di questo non sono sicuro. Qua c'è una grossa, grande collaborazione tra musica e immagine. Per come è stata applicata sull'immagine la musica preesistente, ha obbligato il regista a girare e poi a montare sulla musica, quindi condizionando il regista. Ma questo lo fa anche Tornatore, l'ha fatto sempre, condizionandosi alla musica, l'ha fatto anche Leone, anche Pontecorvo, tagliano secondo la musica. Quindi questo matrimonio avviene soltanto se c'è una collaborazione tra il suono, la musica e l'immagine, perché venga bene alla luce, venga sfruttata bene in senso artistico e espressivo questa temporalità che è comune alle due arti. A vederla così da vicino, la prima cosa che mi è balzata agli occhi è stato il suo anello di fede nuziale.
Vorrei chiederle che ruolo ha avuto sua moglie nella sua vita professionale. Beh, io lavoro solo. Non posso che lavorare solo. Ma c'è un problema, che io quando scrivo una cosa prima di far ascoltare la regista, io scrivo innumerevoli cose da far ascoltare, molte. Io non so scegliere quale far ascoltare. Qualche volta, quando non ho trovato poi l'abitudine di far ascoltare prima del regista alla mia moglie, che mi aiutava ad una scelta, io qualche volta scrivendo tanti pezzi ho trovato un regista che ha scelto qualche volta le cose peggiori, tanti anni fa. Quindi ho scoperto che mia moglie mi dava una mano importantissima a dire: butta via questa cosa, ma questo è buonissimo, fallo sentire. E quindi ho fatto sentire delle tipologie varie di temi, ma il regista non sa che è passato nel cervello di mia moglie. Mia moglie. Beh, qua ho risposto già. Quando si colloca il momento della sua composizione di una colonna sonora rispetto al film e alla sua genesi? Qualche volta la musica del film si può ideare prima ancora del film stesso, sulla lettura del copione. L'ultimo film che farò con Tornatore, questo bellissimo, straordinario film intitolato L'ultima vendita, l'ultima offerta. È una persona che vende opere d'arte all'asta. Da un suggerimento della lettura del copione, senza parlare con Tornatore, io ho pensato a una musica, secondo me, nuovissima in assoluto. Gli ho confidato, gliel'ho raccontato, gliel'ho fatto, ho fatto tutto. E lui, con grande fiducia, ha detto: mi piace moltissimo. E quindi non ve la racconto, perché sarebbe difficile. Quindi, diciamo che la genesi del film, in questo caso, corrisponde alla genesi della musica. Un momento in cui nasce l'immagine, nasce la musica in conseguenza di questa immagine scritta sul copione, ma conseguentemente sono sicuro che quello che girerà Tornatore e come lo monterà nasce in conseguenza, in parte, della musica che gli proporrò e che in parte ho registrato e che dovrò poi missare. Scegliendo uno dei suoi pezzi a lei particolarmente caro, si può descrivere come è nato e farcelo ascoltare? Beh, io non è che ce l'ho, mi sono portato tutto il repertorio. Però vi posso raccontare un pezzo particolare di un film dove non è difficile capire, però è molto arzigogolato. È il finale, diciamo il finale, uno dei temi, i temi anzi, del film Mission di Roland Joffé. In questo film io avevo un condizionamento decisivo da tutto, dalla storia del film, che si svolgeva nel 1750, era nato da un pezzo teatrale intitolato La Sacra, non mi
non mi ricordo i titoli, la sacra composizione, la sacra invenzione, la sacra... E comunque racconta la storia del massacro che gli spagnoli e i portoghesi fanno a metà, per ragioni politiche, contro gli indios del centro del Sud America. Io avevo un condizionamento fondamentale. Il protagonista, Jeremy Irons, padre Gabriel, suona l'oboe. Ma cosa potrà suonare l'oboe? Lui può suonare soltanto un brano che deve essere dato per forza nel 1750. Cioè il progresso della musica strumentale. Io devo tener conto di questo e quindi condizionato, inchiodato da questa cosa. Poi c'è anche un'altra cosa. Se devo fare altra musica, io dovevo assolutamente tener conto della musica nata dopo il Concilio di Trento, dal Concilio di Trento in poi. Cosa era la musica prima, la musica liturgica prima del Concilio di Trento? La musica del Concilio di Trento era una musica confusa, assolutamente. Si mescolavano, e ancora accade ancora oggi, qualche volta. In chiesa si suonavano delle musiche sacre con testi non sacri, addirittura quasi proibiti. O viceversa, si mettevano musiche popolari, facili, stornellanti, con parole sacre. È arrivato a questo pasticcio che si era andato a formare a poco, è arrivato al Concilio di Trento che ha messo ordine in questo. Io dovevo tener conto alle decisioni del Concilio di Trento. Dal Concilio di Trento è nato Pierluigi Palestrina e tanti madrigalisti e mottettisti della scuola romana e non. Quindi devo tener conto di questi mottettisti nella seconda idea che è applicata al film. Ma poi c'era da tener conto della musica degli indios. Quindi io ho scritto così quasi miracolosamente, devo dire, perché ho agito avanti senza coscienza, senza la coscienza assoluta di quello che facevo. Ho scritto prima questo tema per oboe, condizionato ancora in maniera terribile, perché l'oboista che ha girato la scena senza ascoltare musica muoveva le dita così a caso. Quindi sono stato fortunato a poter adoperare nella scrittura del tema i cosiddetti abbellimenti proprio del periodo barocco. Pare vero, le acciaccature, i mordenti, il doppio mordente e altri abbellimenti che si usavano. Quindi ho scritto questo pezzo, poi ho scritto dopo l'altro pezzo, il pezzo mottettistico, cioè, e questo tema un po' strano, comunque un po' europeizzato, degli indios. Ma noi questi temi li sentiamo. Il primo da solo, il secondo da solo, il terzo da solo. Il primo e il secondo insieme, il secondo e il terzo insieme, il primo e il terzo insieme. E poi nel finale del film li sentiamo tutti e tre insieme. Per me è stato quasi un miracolo, quasi non cosciente. Io ho agito non so come. Quindi ho detto, questo è un miracolo musicale che io non ho condotto con grande lucidità, ma forse sono stato preso da un qualcosa che non controllavo bene. Comunque sono rimasto molto colpito dal risultato finale, perché poi il film, che è sui gesuiti, i gesuiti erano i protagonisti di questo film, ma i gesuiti, questi tre temi sono il simbolo della Trinità spirituale, della religione cristiana. Quindi
è stato uno strano risultato che io non ho controllato e quindi è avvenuto tutto così, così, fortunatamente. Il produttore l'ha intitolato Come in cielo, così in terra. Ma che Fabio lo sta per trasmettere? E se ce l'hai, trasmettilo. Grazie. Questa domanda ha detto c'è un po' di cannone, perché poco prima c'era la strage degli Indios, quindi ho messo la rimanenza nel ricordo in questa musica qua, quei colpi di gran cassa, ma che sembra è simile abbastanza al cannone che aveva sistemato sul film
il regista, e che comunque i portoghesi e spagnoli hanno sparato col cannone ai poveri indios. Una scena drammatica che io, quando ho visto quella scena, ho detto a Londra, al regista, al produttore e ai produttori, che non avrei fatto il film, perché era bellissima così, senza niente. Poi mi hanno convinto, dopo mezz'ora ho accettato di fare il film. Ha detto di aver agito nel campo lavorativo secondo morale. Qual è la sua morale? Bella domanda e bella e difficile risposta. Io ho spiegato un po' che nel corso della mia storia di compositore nel cinema ho sempre cercato di mettere nelle esperienze cinematografiche che ho chiamato private, che hanno portato a un risultato e a una teorizzazione che ho spiegato poi nella seconda parte della lettura. Questa è la mia morale. Non potevo certamente prescindere dalla commercialità del film. Il cinema esiste solamente perché il pubblico va a pagare il biglietto, e quindi i soldi che la gente porta al botteghino servono poi a proseguire nella produzione dei film, e quindi non potevo prescindere. Quando io ho scritto, e l'ho citato nella lettura, ho scritto la musica difficile per un uomo a metà, per un tranquillo posto di campagna, per una pura formalità e altri film, e questi film mi sono dato la colpa da solo, anche se nessuno mi ha dato la colpa dell'insuccesso. Mi sono detto, una volta mi sono anche offerto di rifare la musica, una nuova edizione nel tranquillo posto di campagna, dove stavo fatto io insieme al gruppo di improvvisazione Nuova Consonanza, una musica così assolutamente informale. Quindi la mia morale non è mai al 100% in qualsiasi film, salvo questi film che ho detto, ma io mi devo proporre assolutamente il problema che il film guadagni il pubblico, che piaccia al pubblico. Quindi qualche volta, facendo un tema anche molto semplice, cerco di fare una mia piccola rivincita, un tema importante con un secondo tema che è in contrappunto doppio. Già io lì, in quel caso, faccio un esercizio da compositore e non da dilettante che si inventa la melodia e basta, e buonanotte, arrivederci, ho fatto una bella melodia. No, cerco sempre di mettere un secondo tema. Nel pezzo che avete sentito, grazie all'ingegnere che lavora sempre con me, Fabio Venturi, che ha fatto sentire questo pezzo, lì c'erano tre cose contemporanee che non erano soltanto temi, erano soltanto strumentazioni diverse sovrapposte l'una all'altra, dove è stato complicato mixare questi tre elementi di quel pezzo che avete ascoltato, come in cielo così in terra. Ad oggi, che cosa ti lega ancora alla musica? Beh, mi piace sempre trovare delle idee, oppure trasformare delle idee precedenti. Non è che penso che ogni film io inventi la musica. Credo che nel film di Tornatore Prossimo c'è un'invenzione che dà nel mio lavoro una svolta importante. Spero che il risultato finale, questa svolta, piaccia a Tornatore. Quando glielo raccontai gli piaceva moltissimo. Il tentativo è di migliorare quello che è stato fatto e portare alla tecnica di un film precedente, di alcuni film precedenti, portarla in progresso. Quindi mi lega alla musica la possibilità di fare ancora, cercare ancora di una creazione che sia qualcosa, che non sia una ripetizione, perché sono io che mi ripeto. Il compositore in genere si scrive sempre la sua stessa musica. Pensate a Beethoven, se sentite le sue sinfonie, a parte la nona, ma sentite le sue sinfonie, si riconosce l'autore.
Quindi lui ha riscritto se stesso sempre. Quindi, però, dalla prima, che già era un grande esperimento, la prima, potete immaginare oggi, se ascoltate la prima sinfonia di Beethoven, c'è un problema. Lui ha cominciato con la, non con l'accordo della tonalità della sinfonia, il Do maggiore, no, ha cominciato con l'accordo di quinto grado. Dai critici è stato disprezzato quell'inizio e anche il seguito, perché era un'assoluta novità nel panorama musicale di quel tempo. Quindi ha azzardato, ha rischiato la sua reputazione. La critica in quella sinfonia, io non so poi le altre, ma in quella è rimasta storica questo bocciamento di quell'attacco. Quindi io cerco di andare avanti a piccoli passi, ma poi qualche volta c'è un momento che un appuntamento decisivo, e questo capita perché io lo cerco anche in un film decisivo, quando è importante, lì c'è si cristallizza tutta l'esperienza e si porta avanti un discorso, e anche quello comincerà da lì, da quel punto d'arrivo, la possibilità di andare avanti. Facciamo ancora una, maestro. È un pacco. A quale progetto sta lavorando attualmente? Sta lavorando in collaborazione con qualche regista? Sto lavorando con Tornatore, ho spiegato poco fa che sto lavorando con questo, l'ultimo, come si chiama? Come ho detto? Offerta. L'ultima offerta. Come giudica in questo momento storico il cinema, l'arte, la cultura in generale in Italia? C'è un grande progresso, secondo me, dei compositori del cinema, dei compositori di musica assoluta. Ci sono grandi compositori che non hanno molta fortuna, e qua ci si può lamentare in maniera forte presso i responsabili. Quindi metto da parte loro, che sono di grande talento, e ce ne sono molti, e sfortunati, poco eseguiti. Parlo di musicisti del cinema. Sui musicisti del cinema c'è un problema positivo e un problema negativo. Quello positivo è che ce ne stanno di più di bravi che scrivono la loro musica, poi quello negativo è che ci sono dei compositori che fanno scrivere la loro musica ad altri, la fanno scrivere ad altri. Poi ci stanno altri, ancora peggio, dei compositori che non hanno studiato la musica e credono che quello che ascoltano certe volte in un film, una musica così commerciale, sia quello il loro limite massimo. Quello non è un limite massimo. Un compositore del cinema deve saper fare una canzone, anche la volgare se il film lo richiede, ma anche un pezzo di grande, un pezzo di sinfonia, una sinfonia. Se servisse, si fa anche un pezzo sinfonico. Voglio dire, il compositore deve essere pronto, avere la tecnica, l'abilità, e la voglia di fare, di coprire tutta la possibilità di oggi di scrivere musica. Quindi è molto positivo, perché ci sono molti bravi, e molti negativi, ci sono dei pigri che non sanno scrivere e fanno scrivere ad altri, ed altri che si basta inventare una melodia, poi armonizzarla, magari sbagliata, e vanno avanti così. Non va bene. L'ultima. Il film Canone Inverso ha come protagonista la musica. In base a quello che lei ha detto riguardo alla musica applicata ed assoluta, la sua scrittura della colonna sonora ha richiesto intenzioni o attenzioni particolari? Beh, il regista è Ricky Tognazzi. Io ho lavorato a molti film con Ricky Tognazzi,
Ma siccome in quel film si doveva fare, adesso vi dico la stranezza dei registi, lui è un bravissimo regista, è una bravissima persona, premetto, però lui voleva Bregovic per fare la musica di questo film. Quando si è consigliato dalla gente, gli ha detto: tu sei matto, perché siccome il film doveva avere un tema zingaresco, lui doveva chiamare uno slavo. E quindi Bregovic aveva deciso di chiamare Bregovic, poi molti gli hanno detto: tu sei matto, questo è un canone inverso, è un'altra cosa, non puoi, chiama Morricone e te lo fa. E lui ha obbedito e ha chiamato Morricone. Ma lui, capito, non si era reso conto canone inverso cosa voleva dire. Io ho scritto questo tema zingaro facendo un canone non proprio inverso, ma canone al modo contrario. Cioè, questo, il tema principale del film, non quello finale della sinfonia, che comunque poi vi spiego perché questa sinfonia doveva essere così. Il tema va scritto così e si legge così. Poi si deve poter leggere dal contrario andata all'inizio, incrociando queste due parti. Questo non contiene ancora il tema al modo contrario. Io non potevo fare, sarebbe stato irriconoscibile se avessi fatto un canone inverso, perché il canone inverso non era la lettura al contrario dello stesso testo musicale sovrapposti, ma sarebbe stato: mentre questo fa così, l'altro fa così, e sarebbe stato praticamente irriconoscibile, perché c'è l'altra possibilità di canone inverso e inverso dell'inverso, quindi diventa una cosa molto molto scientifica questo lavoro. Però ho fatto un doppio canone. Per quanto riguarda la sinfonia finale, lì lui doveva, e pensava di darlo a Bregovic sbagliando, bisognava per il copione che i due protagonisti suonassero insieme il violino uno e l'altra il pianoforte, suonassero questo pezzo in un concerto vero. Soltanto erano degli ebrei loro, e a un certo punto nella sala irrompono i tedeschi per arrestarli. Quindi il pezzo che io ho fatto, che dura 3:20, viene interrotto praticamente con la mia interruzione strana. E però che succede? Che io dovevo rispettare la forma del concerto. Non c'era un autore, come era richiesto, ebreo, che aveva scritto un pezzo così. Aveva scritto un concerto per pianoforte, un doppio concerto per pianoforte e violino, Mendelssohn, ma era un concerto giovanile che non aveva la tensione che io dovevo dare e che il film voleva avere da questo concerto, da questo finale, primo parte, non so. Io ho dovuto rispettare la forma del concerto, che è quella di quello che si chiama anche forma sonata: primo tema, passaggio, secondo tema, sviluppo, passaggio, ritorno al primo tema e fine. Io dovevo avere uno spazio cinematografico di 3:20. Come potevo fare a soddisfare questo fatto formale importantissimo? Beh, è venuta fuori una cosa che non ha riscontro nella storia del film, nel cinema anche nella musica. Quale? Quella, i due temi vanno esposti nella maniera classica: prima il violino, poi il passaggio, fa il primo tema, poi il pianoforte, il passaggio, fa il primo tema. Poi dopo fanno il passaggio, fanno prima il secondo tema uno e poi l'altro il secondo tema. Ma non sarebbero bastati 10 minuti. Io avevo 3 minuti per fare il primo, il secondo tema e la ripresa finale. Io ho fatto il canone diretto. Comincia il tema, il violino,
e poi dopo 5 secondi, dopo una battuta, attacca il pianoforte e loro si rincorrono così. Questo è il primo tema, il passaggio, poi il secondo tema e poi tutto. Ci sono, approfittando del titolo del film, io ho fatto un canone anche che non mi era richiesto, ma per necessità del film. Però alla fine devo riconoscere che è un caso unico nella storia della musica che due temi siano contemporanei. No, non è che lo voglio portare come esempio a scrivere in futuro, ma è venuta fuori una cosa nuova comunque, per necessità cinematografica. Io credo che dobbiamo arrivare. Aspetta a me essere antipatico, chiedo scusa a tutti quanti, al maestro in primo luogo e a tutti quanti voi, ma dobbiamo chiudere qui. Lo ringrazio ancora infinitamente per il suo intervento, grazie a tutti quanti voi e buona serata. Grazie. 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 Volevo ringraziare ancora chi mi ha voluto qui. Ringrazio ancora l'organizzazione e anche la vostra presenza e la vostra pazienza anche. Però devo confessarvi una piccola cosa. Sono talmente emozionato dalla vostra presenza che mi sono misurato il polso parecchie volte durante la lettura, dopo la lettura. Il mio polso va a 105 al minuto.